Benissimo. Vi racconto un po' di cose di migrazioni. E ve le racconto perché sono nato nelle migrazioni. Sono di famiglia mista, molto molto mista, e ho vissuto, abitato in tanti posti con famiglie miste. E per questo parlo, scrivo, racconto di migrazioni, perché le migrazioni sono la parte di me prevalente. Siamo tutti scesi dagli alberi e abbiamo colonizzato dalla costa est dell'Africa, abbiamo colonizzato il pianeta, ma siamo tutti discendenti di migrazioni e tutti migranti. Poi c'è chi se lo ricorda, c'è chi non se lo ricorda, però questo è quello che ci appartiene a tutti. Veniamo da lì, ce ne siamo andati in giro. Tanto e abbiamo, come si suol dire, colonizzato tutto il resto del pianeta a partire da quegli alberi lì, lassù, anzi laggiù. Io, diciamo, me lo ricordo un po' di più per il fatto di avere tanti, tanti, tanti antenati di qua di là che hanno fatto esattamente quei cammini di qua di là. Adesso spero veramente di non annoiarvi troppo. Vi faccio degli esempi. Uno dei miei carissimi amici, Errol, nato a Perth in Australia, venne rapito, lui aveva la mia età, da bimbo venne rapito dallo Stato perché gli aborigeni erano considerati non in grado di tirare su figli. E quindi i bimbi aborigeni venivano presi dallo Stato, dalle autorità cosiddette, e portati in famiglie cosiddette bianche che li avrebbero cresciuti bene. Errol questa cosa qua la scoprì, che è cresciuto poi in una famiglia che gli voleva bene, ma questa cosa qua la seppe quando aveva più o meno 16 anni, 17 anni. Cioè scoprì che i suoi genitori non erano veramente i suoi genitori. Dopodiché, molto dopo, 30 anni dopo, si innamorò di una ricercatrice italiana, romana, e attraversò tutto il mondo e finì a vivere a Roma con la sua innamorata Tiziana. Nello stesso anno ci eravamo fatti amici, sia Error che io, un sacco di lì a Roma, un sacco di africani di varie origini che giocavano a pallone, per quello erano diventati amici, che venivano da tante terre diverse, con tante lingue diverse e con
di nuovo, con tantissime storie diverse loro e del perché e il per come erano arrivati a finire a Roma. Io da bimbo non c'è veramente nessun intento autobiografico. Io da bimbo sono cresciuto di fianco all'ottomercato, cioè i milanesi lo conoscono, e il posto dove si trova, smercia, produce frutta e verdura. Quartieri popolari, quindi gli abitanti di fianco all'ottomercato erano quasi tutti famiglie di operai o dell'ottomercato, operai delle fabbriche, perché lì ce n'erano, ormai non più, ce n'erano di tutte. Quindi al tempo mio di bimbo, praticamente tutti italiani, con una piccolissima comunità eritrea. Eritrei che erano arrivati perché l'unico lascito della colonizzazione italiana nel nord-est africano fu quello. Quindi c'era questo, e quando, per esempio, quando ero bambino ci fu finalmente la liberazione dell'Eritrea, con una guerra terribile e delle feste enormi, poi purtroppo finita, almeno per adesso, in tragedia di nuovo di guerra fra Etiopia e Eritrea, sempre lì, che chissà perché non si riescono a mettersi d'accordo, per così dire. Ho iniziato da Errol, che è partito appunto dall'altra parte del mondo ed è stato a Roma per un po' di anni. E poi, quando il suo amore si spezzò con Tiziana, ritornò in Australia. Vari anni dopo sapemmo, ma quasi per caso, che era stato ucciso dalla polizia locale di Perth, e perché lo consideravano uno che disturbava. Allo stesso tempo, degli africani di cui ho menzionato prima, vari se ne sono andati invece verso ovest. Quelli che sono riusciti ad avere, come si suol dire, a fare fortuna, sono arrivati negli Stati Uniti. Altri magari si sono persi. Una buona parte si sono persi, altri sono andati più verso sud-ovest, ossia la cosiddetta America Latina, dove una grandissima parte della popolazione è di discendenza italiana. Brasile, Argentina, Cile, soprattutto, ma anche dalle altre parti, sono gli abitanti attuali in buona parte discendenti da popolazioni italiche, o spagnole o portoghesi, comunque da questa parte del mondo. E ci muoviamo in questo modo.
Ci muoviamo, ci siamo sempre mossi, ci muoviamo sempre in questo modo. Ci sono queste rotte. La prima da cui ho cominciato, quella che scendi dall'albero, segui la costa, cerchi di scacciare le belve o di scacciarti tu dalle belve sul quello che adesso chiamiamo Golfo Persico o quel che chiamiamo adesso Arabia, eccetera, che ai tempi ovviamente non esistevano. Comunque, la prima rotta fu quella lì. Poi ci siamo sparsi di qua e di là, fino ad arrivare nella futurissima casa di Harold nell'oceano, quello che chiamiamo Pacifico, a sud dell'Australia. E poi andiamo e torniamo sempre. Poi con ovviamente casualità diverse e per ragioni diverse, seguendo più o meno le stesse rotte, perché le rotte geografiche sono quel che sono e noi esseri umani, essendo quel che siamo, seguiamo le rotte. E le rotte sono non molto diverse da quando cominciamo a fare tutti questi cammini, perché c'era un'espressione quando abitavo negli Stati Uniti e ci fu l'elezione di Clinton come presidente: "It's the economy, stupid." Cioè, è l'economia, scemo che sei. E si potrebbe dire la stessa cosa: "It's geography, stupid." È la geografia, scemo. Ti muovi seguendo delle rotte. E quando sei più fortunato, ti muovi liberamente. Quando sei meno fortunato dal cielo, ti muovi non liberamente. Vieni magari portato o spedito, e tantissimi, e soprattutto ai noi, tantissime vengono prese e spedite. Da qualsiasi paese, che sia in America, come ho detto, la suddetta cosiddetta America Latina, o dall'Africa occidentale o dall'Africa orientale, quella di tutte le origini, prese e spedite. Spedite a fare cosa? A cercare la fortuna per le loro famiglie di origine, finendo spesso ad avere una cattiva vita, altre volte invece ad avere una buona vita. E poi, oltre a riportare o spedire la loro fortuna nei luoghi di origine da cui provenivano, anche ad avere nuove famiglie nei posti dove sono arrivate, sono arrivati.
Viviamo, penso io, in questo mondo di tutti, e la stessa cosa è chiamiamola la stessa cosa, è con i movimenti che ci sono tra la Russia invadrice e i paesi, le terre di fianco e i poveri ucraini che si sono ritrovati a combattere, che allo stesso tempo si sono ritrovati a combattere di fianco a polacchi, che tutti quelli che se ne sono andati, tutti, soprattutto tutte donne che se ne sono andate sotto i bombardamenti, hanno trovato accoglienza. E questa è una di quelle cose che, almeno a me, è sembrata la più strana quando sono stato lì qualche settimana, giorno dopo lo scoppio della guerra, dell'invasione, di quanto le famiglie polacche avessero accolto a braccia aperte tutte le donne che scappavano e lasciavano i maschi lì a combattere con dolore terribile. Mi fermo un attimo e se aveste qualche domanda ben accolta. Ogni tipo di domanda. Se mi aiuti a capire la relazione fra la rotta sud-nord con quella che c'è stata in maniera forzata per quanto riguarda la guerra. Cioè, hanno due origini diverse le motivazioni di migrazione, no? Una penso che sia quella dal sud verso il nord, è un po' geografica, ma che parte da motivi economici prevalentemente, da motivi di povertà, quella invece è più una causa esogena violenta. Cioè, se mi aiuti a capire come mai hai messo in relazione queste due cose? Ma ci provo. E tu vieni da una terra dove se ne sono andati nei secoli, compresa parte della mia famiglia, moltitudini, e che scappavano dalla povertà sicuramente, però anche magari dall'improntitudine dei maschi contro le femmine, che molte donne magari riuscivano a liberarsi da quell'oppressione per andarsene, pensavano a nord e staremo meglio, immagino. E oppure, tra virgolette, andiamo all'America, che è la terra della fortuna, del benessere, eccetera, eccetera, e quindi barche, barconi, navi che partivano soprattutto da Napoli, o addirittura si risaliva dalla Calabria, si risaliva verso Livorno e Genova per prendere le navi che poi li avrebbero portati all'America.
Non so se ti abbia, se ti abbia risposto, spero di sì, spero che sia arrivato, sia arrivata la risposta. In qualche misura sì. Sì, sempre che mi sentiate. C'è questa cosa anche che ha quasi sempre accompagnato sia, chiamiamoli nostri, immigranti, ma in generale anche tutti gli attuali immigranti da altre parti del mondo che magari vengono nelle terre equestri, chiamate nostre, da tutte le parti del mondo, si accompagnano quasi sempre con un senso di vergogna, perché te ne stai andando via perché magari lasci la famiglia che magari ti ha aiutato tantissimo in tutta la tua precedente vita, e quindi ti porti dentro questo senso di vergogna. Per continuare poi sulla stessa linea, chiamiamola così, l'attraversamento di tutte queste linee, di tutte queste frontiere, a parte essere fisicamente a volte molto complicata, umanamente, ossia dentro di sé, è complicatissimo, perché passi frontiere, attraversi confini che non sono solo quelli statali, quelli internazionali, eccetera, ma attraversi confini che sono quelli tuoi. Lasci persone, incontri nuove persone e non sai mai chi, come ti tratterà bene, ti tratterà male. La mia famiglia ha pagato per farmi essere uno schiavo o schiava nei cantieri di Dubai, o di farmi vendere il sesso, chiamiamo i cantieri, nelle strade di Milano, dove troverò una mamma, così vengono chiamate, che mi porterà in un appartamentino, una stanza, e poi le notti le passerò in strada a vendere il mio corpo. Ci sono tutti questi movimenti che tendiamo, perché anch'io non, cioè, mi ci metto in mezzo, sia per storia personale che familiare, da generazioni che più o meno le sai, le conosci, le rotte in cui le persone, su cui le persone si muovono, e allo stesso tempo non le sai, non le conosci, ti ci metti in rotta con la speranza di arrivare in un posto accogliente.
Posso farti una domanda, Guido? Tutte quelle che vuoi. Per la tua esperienza, a fronte di questa che mi pare sia come dire, una condizione drammatica, sostanzialmente, l'hai spiegata benissimo. In che misura le persone che sono nel luogo in cui arrivano, le persone da lontano, in che misura, diciamo così, le persone che accolgono riescono così a ridurre un po' il dolore, la solitudine, la disperazione? Cioè, è talmente grande il trauma che non si può fare nulla, oppure incontrare delle persone che sanno accogliere, dare un messaggio di solidarietà, riesce in qualche modo a cambiare davvero un po' la condizione di vita di queste persone che viaggiano costrette, diciamo così. Provo a risponderti come al solito, prendendola un po' lateralmente. Io sono ateo, ex cattolico. Da ex cattolico la Chiesa la conosco molto bene. E la Chiesa cattolica italiana, in questo senso, universale, come si chiamano essi stessi, ha fatto moltissimo in questi anni. E per cui tantissime famiglie, anche qua in Italia, prima faccio l'esempio della Polonia, ma è da varie parti che è successa la stessa cosa. Tantissime famiglie cattoliche hanno aperto le braccia. Hanno aperto le braccia e hanno accolto o individui o addirittura a volte famiglie intere. Le hanno accolte così, per puro spirito di amicizia, chiamiamola così, di amore, comunque, braccia aperte, venite e state qua con noi. Tanti invece, tante, purtroppo, invece magari respinte da tutti. Io mi permetto, mi inserisco se è possibile, questo fatto dell'esperienza dei cattolici, forse, ma non solo i cattolici, perché per esempio so che per i valdesi dei grandi e degli importanti progetti per provare a governare un po' l'emigrazione. Certo, la motivazione religiosa è sicuramente una delle molle importanti, anche se è vero che si scoprono di casi di solidarietà umana a prescindere dal credo religioso, insomma. D'accordissimo, d'accordissimo, proprio quello che hai detto, a prescindere dal credo religioso. Io, senza credo, no, penso proprio quello che hai detto tu, a
prescindere, ci sono persone, chiamiamole persone brave, che le braccia comunque le aprono e accolgono. Invece, scusami se ti faccio una domanda. Tu avevi in progetto l'ultima volta che dovevi partire, che dovevi andare in Kenya, eccetera. Mi ricordi un attimo qual era l'idea di questo viaggio che volevi intraprendere e per quale motivazione andare laggiù? Era proprio esattamente per quello che ho provato a raccontarvi adesso. Avevo cominciato ad andando in Egitto e poi ero sceso e mi ero fermato perché c'erano degli allarmi terroristici, ma il progetto era proprio quello di fare la rotta dell'Africa orientale, andata e ritorno, quella che fanno ancora adesso tantissimi, e vederla di persona. Quindi scendere. Perdonami, è una strada tutta terra. Tutto te. Vabbè, a parte il primo No, passaggio di Amare. dall'Egitto. No, ma te lo dico ridendo, ma a parte il primo passaggio via mare per arrivare ad Alessandria d'Egitto e poi fiume per arrivare al Cairo, tutto terra da parte mia. Appunto, cercando di vedere come poi le persone da quella parte del mondo si muovono invece verso su. Che partono, come hai detto, dal Kenya o dall'Uganda, eccetera, eccetera, dalle ex colonie italiane, riescono verso su, a volte liberamente, spesso in mezzo a guerre, e a volte sfortunatamente in mano a trafficanti e predoni. E per finire, tutte queste persone che appunto si muovono, spesso sono camminanti, ma letteralmente camminanti, cioè che queste rotte le seguono camminando. A volte portano con sé delle cose, il poco che magari hanno, a volte nulla, e comunque camminano una quantità di miglia che per me è quasi incomprensibile. Giorni, settimane, mesi di Ma cammino. perdonami, per capire, fanno tutto quanto a piedi o usano mezzi di fortuna, carrimane, no, non lo so, come, cioè materialmente come si muovono? C'è di tutto, c'è di tutto. Quelli che hanno qualche quattrino che gli ha lasciato la famiglia o gliela date proprio per andare, magari prendono il camion dei trafficanti, magari si pagano addirittura quelli che erano di più di quattrini risparmiati dalla famiglia all'aereo, o vanno via mare e poi ritornano a terra, per esempio in Egitto, e poi riattraversano
arrivare sul Mediterraneo con la speranza di in qualche modo di arrivare in Europa e da lì muoversi per raggiungere dei congiunti, magari di generazioni prima o magari molto stretti. Quindi, perdona, giusto, aiuto sempre per capire. Quindi l'Egitto è come se fosse una sorta di hub di smistamento, cioè Sì. cose che per esempio non lo so, io chiedo pure a Ruggero se sono ignorante io, ma tu ce l'hai la percezione che l'Egitto sia un hub di smistamento, Ruggero? Io per esempio non ce l'ho questa percezione. Si parla sempre della Libia più che dell'Egitto. Esatto, come momento di. Non so se Ruggero voleva continuare con qualcosa. No, era solo che anche per me questa cosa dell'Egitto suona proprio come novità, ecco, ma non conosco bene. No, appunto, dico no, no, io mi chiedevo se era ignoranza mia. Anche mia, condivisa, condivisa purtroppo. I due hub, per usare il tuo termine, principali sono Turchia ed Egitto. Sia perché sono popoli enormi, entrambi che abitano lì 80 milioni circa ciascuno, che per la lingua, che per tradizioni religiose, anche si arriva dal lontano est, Afghanistan, eccetera, si arriva sempre con mezzi che sono variabili in Turchia. Dall'Africa orientale si arriva in Egitto e seguendo quelle rotte che saranno appunto sempre seguite, ma veramente millenni, perché geograficamente sono quelle lì. Quindi, se vuoi, per esempio, scappare per qualsiasi tua ragione, familiare, personale, sessuale, boh, da Luganda seguirai la rotta che va verso nord, vicino a quello che poi diventa, che manco lo sai, nella maggior parte dei casi, di quello che diventa Egitto, e poi da lì proverai a passare il Mediterraneo, che manco sa eccolo cosa sia il Mediterraneo. Dall'altra parte è più o meno la stessa cosa. Non vuoi scappare verso la Russia perché sai che ti tratteranno malissimo, o magari lo fai e finisci in mani cattive, oppure, e magari finisci in mani cattive lo stesso, da Afghanistan, sempre per fare un esempio, ma paesi limitrofi, tutti i vari stan, compreso il Pakistan, vai verso ovest, fai le rotte di Marco Polo, andando a cercare i tuoi familiari, congiunti o amici che hanno fatto lo stesso prima di te. E quindi lo sbarco, tra virgolette, chiamiamolo così, è la Turchia. Arrivi in Turchia e magari ti va bene anche lì, e poi diventi turco. Pochi, pochi, pochi.
Oppure cerchi di proseguire sempre verso ovest, sempre secondo, seguendo le rotte di Marco Polo, cerchi di arrivare in quella che ti hanno raccontato essere l'Europa, dove si sta bene, eccetera, 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 e magari ti ritroverai una strada migliore. Guido, io però ho una domanda anche per te, proprio personale. Cioè, cioè, stare così vicino a storie che sono storie. Non so, io le vedo, le intuisco soprattutto come storie dolorose. In che misura si riesce a non essere travolti da questo dramma, diciamo così? Io, mi sembra veramente difficile non essere, come dire, investiti in pieno da un'onda così forte di sofferenza, di difficoltà e anche di cattiveria che vedi subire, insomma, da queste persone. Come si fa a resistere? E penso naturalmente, ossia anche lì, se ti va bene, se mi va bene, naturalmente, proprio come natura, quello che ti arriva lo prendi bene. Lo prendi come un dono, lo prendi come qualcosa che arriva. Siccome siamo quello che siamo, resistere, come hai detto tu, a volte non è facile. Chiaramente a volte non è facile. Ti arrivano delle cose che non, a cui non avevi pensato prima, o se ci avevi pensato comunque non eri preparato. Magari le accetti, magari no. E magari vanno bene, magari sei felice, magari no. Ok. Guido, invece la rotta, diciamo, più occidentale, stiamo parlando sempre dell'Africa, quella che poi alla fine, perché c'è pure una rotta che sfocia in Tunisia, Marocco, e da là comunque c'è un altro passaggio. Ti è mai capitato di studiarla, di avere qualche contatto? Sì, la mia sposa proprio di lavoro fa la ricercatrice su quella rotta lì. Una delle varie cose di cui si parla o si scrive o si racconta poco qua in Italia è che una delle su quella rotta lì. Una delle cose recenti degli ultimi 10 anni più o meno è che dall'Africa occidentale, visto che era diventato una barriera passare fra il Maghreb e la Spagna o il Portogallo, è quella che i barconi
quelli che normalmente in Italia si chiamano i barconi, vanno nelle Camares perché sono territorio europeo, o addirittura nelle Azzorre perché sono territorio europeo. Con trafficanti spesso o a volte proprio auto-organizzati, quelli che sanno che, sanno, pensano di sapere che se arrivi in quelle isole che sono ufficialmente territorio europeo, sei in Europa. E quindi magari riuscirai ad andare nell'Europa, quella continentale. Facciamo collare. Ti è arrivata una chiamata? Sì, no, l'ho spento. No, no, era una battuta. Se figure, se di seminaresco, figure. Se avete voglia, continuiamo la conversazione. Oppure Ruggero, che è bravo, fa la registrazione. E magari ne riparliamo, ci risentiamo su questi temi, che tanto alla fine sono i temi di tutti noi, perché cioè, appunto, è la vita di tutti noi, alla fin fine, penso. No, scusa, un'altra curiosità che ho, ma tu su questa materia hai scritto dei saggi, dei libri, hai fatto delle pubblicazioni? Sì, più di una. Quasi sempre con case editrici piccole, però anche con meno piccole. Francesco Varanini, per esempio, mi aiutò a pubblicare una delle prime delle 20 con la Casa della Cultura qui a Milano. Facemmo la presentazione di un libro chiamato proprio La globalizzazione, che mi vergogno a dirlo, ma proprio il titolo era La globalizzazione. No, sì, ne ho scritto e continuo a scriverne tantissimo. Quindi c'è anche molta ricerca sul campo di interviste, di raccolta di storie. Sì, per tanti anni. Una quindicina d'anni ho scritto sempre solo cosiddetta saggistica o parascolastica e per case editrici specializzate. A un certo punto mi ero un po' rotto le scatole, no, ma più che altro avevo deciso a provare invece di raccontare cose, raccontare storie. E non sono, nel mio caso, non sono mai di fantasia. Quello che hai detto tu non è ricerca sul campo, sono incontri con persone che mi raccontano storie. E io provo a raccontare le loro storie a qualcun altro. Grazie.
vabbè, scusa, perché non la chiami ricerca sul campo questa qua? Aiutami a Sì, capire. no, ma perché, ma solo perché uso altri termini. No, quello che è tutto ricerca sul campo, non, lo rispetto tantissimo come termine. E non lo uso io nel mio, ma certo, quella roba lì. Perché questa storia di ascoltare le storie e raccontare ad altre le storie ascoltate, secondo me, è una delle cose più importanti da sociologo pentito che sono io, insomma. Scusa la tosse. No, magari prima di chiudere, visto che abbiamo ancora qualche minuto, se ti viene in mente qualche storia, diciamo, paradigmatica che hai ascoltato e che vuoi provare a raccontarci a noi. A te, credo l'unico degli amici e amiche di Assoetica, un pochino l'ho raccontata questa cosa. Quest'inverno l'ho passato con due profughi africani. L'incontro è stato con il primo imam del Senegal, completamente casuale. Ero andato a fare la spesa, ero mo molto stanco e pieno di pacchetti. Questo alto dell'età, poi ho scoperto, dell'età del mio primo figlio, mi chiese: "Hai bisogno di aiuto?" Ma era lì, quindi mi accompagnò all'ultimo pezzettino con un po' di borse, e cioè della spesa, mi accompagnò a casa. Quindi due chiacchiere e boh, ringraziamento, eccetera, eccetera, e gli chiedo: "Ma tu adesso dove vai?" Che lui tutto bello, pulito, elegante, cioè, non lo so. E mi dice: "Io le notti le passo sui treni abbandonati negli scali in disuso di Milano. Quella lì è casa mia." E quindi gli chiesi: "Quest'anno..." E faceva freddo in quel periodo, è stato l'unico periodo freddo che abbiamo passato a Milano. E quindi gli chiesi: "Vuoi dormire qua magari questa notte?" E da lì si fermò, rimase qui, dopo mi chiese: "Senti, uno dei miei amici dei treni, fra virgolette, Seydou del Mali, ha il mio stesso problema, che non a casa dormiamo sui treni e ogni tanto lavoriamo, troviamo qualche lavoro da fare, oppure rubiamo nei negozi. Tanto per sfamarci e per vestirci, che vedi che siamo." Per cui anche Seydou, dopo qualche giorno, vennero a stare con me. Non tutte le cose sono andate benissimo fra di noi, perché la racconto con felicità, perché in toto per me
è stato un dono, ma come penso a tantissime famiglie che aprono le braccia, presa l'espressione di prima, a volte le cose vanno bene, a volte così così. E se abbiamo finito, vi mando, sempre per usare la stessa espressione, vi mando un carissimo abbraccio. Grazie mille, è stato sicuramente molto emozionante questa discussione. Grazie a voi, grazie di aver organizzato questa cosa. A Grazie presto. Guido, a presto, Ciao, un ciao, ciao, un bacio. abbraccio, ciao, Buona serata, buona continuazione. ciao. Ciao, ciao.